benissimo e benvenuti in questo mio nuovo video. Io sono Gaia e questo è il mio canale YouTube. E sì, come appena detto il titolo, visto la copertina, oggi sono qui per registrarvi un mega, super, enorme, mega gigantesco haul chain. Non so in quante parti verrà diviso questo video perché avrei dovuto registrarlo tutto domani, ma so che tanto domani non faccio in tempo. Quindi dato che adesso ho circa 20 minuti e un quarto d'ora di tempo prima di iniziare a fare i compiti, ho deciso di fare già l'intro e mostrarvi le prime cose, così almeno alleggerisco. Però quindi questo video sarà diviso in due e sicuramente più parti, perché ci vuole molto tempo per registrare questi tipi di video e non sempre lo trovo la memoria piena, tra l'altro. Oggi sto registrando veramente un po' random. Prima di iniziare volevo appunto specificare che questo ordine l'ho fatto attraverso quei giochini che ci sono proprio sull'app di Shane per provare a vincere, per avere Shane gratis, una roba del genere. Ho vinto e quindi sono riuscita a fare questo mega super ordine. Beh, dai, direi subito di iniziare. Nel primo pacco che mi è arrivato c'erano tre oggetti e la prima è stata appunto questa felpa qui. Era una felpa rossa, non so perché, ma io amo questo colore, cioè mi piace particolarmente questo rosso, che però in realtà è un rosso molto scuro, quindi quasi bordeaux. Niente, è appunto questa qui, e avanti fatta così c'è scritto semplicemente League. Questa in realtà l'ho già messa, per questo la vedete tutta stropicciata, e dietro è fatta così, c'è scritto Manhattan League. È molto simile in realtà a una felpa che avevo già comprato da Bershka tipo 4 anni fa, una cosa del genere. È fatta di un tessuto abbastanza strano, dentro è felpata e il tessuto è abbastanza liscio, non so bene come spiegarlo, è molto morbida, solo che non è affatto elastica. Infatti l'unica cosa scomoda e un po' bruttina di questa felpa sono appunto per esempio i polsini, che non sono elastici appunto, ma sono veramente stretti e strani. E niente, adesso me la metto e ve la faccio vedere indossata. Ok, eccomi qui. Niente, veramente questo colore è stracarino, la felpa è appunto questa. Sì, i pantaloni del pigiama non mancano mai, mi raccomando. Comunque è appunto questa qui, è stramorbida, ovviamente oversize, perché le felpe o così o non le prendo. In realtà è anche abbastanza, cioè è un taglio anche abbastanza non corto, però non è diciamo di quelle stralunghe che ti arrivano tipo alle ginocchia. E niente, hai questo il dietro che non vi ho fatto vedere, però è stra carino. Il prossimo oggetto era appunto questo pantalone qui, che anche questo in realtà ho già messo. E niente, è stra carino, è praticamente è un pantalone sportivo di tessuto impermeabile. L'ho visto un sacco di video su TikTok e quindi ho deciso di prenderlo anch'io. E boh, non c'è molto da dire, è stra carino, sta tipo stile streetwear, queste cose qui. E comunque non li sto aprendo perché appunto tutto ciò che vedrete l'ho aperto in degli haul su TikTok, sul mio profilo spam, che non ricordo come si chiama perché è pieno di puntini, quindi ve lo lascio qui scritto qui. Ed è appunto un profilo oltre al mio principale dove magari porto video più parlati di questo genere eccetera. E niente, questo è il pantalone, è molto estetico, adesso me lo metto e ve lo mostro, anche se è molto, molto complicato mostrarvi i pantaloni, quindi non so come farò. Niente, è un disastro, non so proprio come mostrarveli, però vabbè, sì, adesso non fate caso che sono appunto con le calze, però il pantalone in questione è questo qui. Adesso magari con la felpa non si vede neanche bene, però spacca, cioè è super... boh, mi sento tipo una rapper americana. E niente, stra carino. E l'ultima cosa che c'era in questo primo pacco era appunto un orologio che però non posso staccare perché altrimenti mi si resetta e devo rimpostare tutto, è un casino. Quindi vi metterò appunto, adesso vi state vedendo sicuramente, una clip in sovraimpressione. E vi giuro che è stra carino, stra aesthetic, lo amo, è bellissimo. Poi io non avevo un orologio sulla scrivania, usavo tipo il mio vecchio telefono, ci mettevo l'app dell'orario, così. Invece questo qui è super carino, clean, pulito, clean girl, bellissimo. Ha diverse modalità, tipo per mettere la data, per alzare la luminosità, per mettere la sveglia. Soltanto io lo uso appunto soltanto come orologio alla luminosità minima, perché così magari anche il quando fa più buio non mi dà fastidio agli occhi. Però boh, è strabello, ve lo giuro. Una delle cose migliori che mi sia arrivata a Valese. Abbiamo poi appunto due magliettine che in realtà hanno un colore molto simile, sono molto simili tra di loro, però sono due modelli diversi, adesso ve le mostro. Una è appunto questo toppettino qui. È appunto l'unico toppettino che non proverò in questo video perché dovrei cambiare top, dovrei fare un sacco di cose, quindi è stralunga come procedimento, perché appunto dietro ha la schiena scoperta. Sembra veramente veramente carino, magari anche da mettere col costume. E boh, è strabello, soprattutto io amo questo colore che è tipo blu scuro, boh, mi piace un sacco. L'altra maglia, che appunto è dello stesso identico colore, forse un po' più scura, è questa maglia qui. Ed è una semplice maglia a maniche corte, ho scritto il colore nel numero 58. E boh, è carina, adesso la andiamo subito a provare. Ok, eccomi qui, la maglia in questione è appunto questa, che adesso ho messo un po' storta, però è questa qui. E niente, stra carina. Tra l'altro col pantalone ci sta benissimo, sembra letteralmente fatto apposta. No, forse è leggermente più scuro, però boh, ci sta troppo bene secondo me. E niente, mi sento un po' una giocatrice di rugby con questa maglia molto stile rugby americano. La vedo molto sportiva e boh, niente, sta carina insomma. Andando avanti appunto abbiamo questa felpa bianca qui,
che è niente, semplicemente è sempre una felpa oversize bianca con scritto America e la scritta è appunto sembra appiccicata, cioè non è stampata ma è letteralmente appiccicata sopra, non so come spiegarvelo, ma è tipo quel materiale un po' lucido che si mette sopra le magliette. È stramorbida, anche questa dentro è felpata, mi sono assicurata che tutte quelle che ho preso dentro siano felpate perché io amo le felpe calde e morbide. Io non ne avevo di bianche, o almeno ne avevo soltanto una, che però era un modello strano, non è quanto mi faccia impazzire, e quindi appunto ho deciso di prendere questa qui che boh, anche con questa scritta che mi piaceva un sacco. E tra l'altro questa è proprio del pacco che mi è arrivato stamattina, comunque l'ho messa, è appunto questa qui, come vedete è una semplicissima felpa normale, è molto estetica, mi piace. E ci sono anche questi laccetti che io di solito però metto sempre all'interno perché mi danno fastidio. E niente, qui ho questa tasca come la maggior parte di tutte le felpe esistenti in questo mondo. E boh, abbiamo poi questo pantalone qui, in realtà ho preso due jeans a zampa, questo qui è il primo, e è di questo colore blu. L'ho preso per il semplice fatto che io non ho jeans a zampa dentro l'armadio. Boh, sinceramente non li ho mai comprati, non so quando mi facessero impazzire, però da quando appunto ho visto The Vampire Diaries, soprattutto appunto da quando l'ho rivisto l'ultima volta, mi sono, oddio, si sta rompendo il cavalletto. Dicevo che appunto da quando ho visto The Vampire Diaries letteralmente ho deciso di volerli. Boh, mi danno molti vibes di Elena Gilbert e niente, li ho presi sia così che bianchi, adesso ve li mostro così li proviamo tutti insieme. Questi qui sono appunto quelli bianchi e mi sono assicurata che fossero elastici perché io non sopporto i jeans stretti, ve lo giuro, proprio un odio da quando sono nata verso i jeans stretti, non ho mai messo gli skinny nella mia vita, sempre corrente sul fatto che gli skinny non mi piaceranno mai. E niente, insomma, adesso li andiamo a provare, danno una qualità un po' strana, cioè ha un tessuto molto strano in realtà, però dovrebbero essere carini, quindi li andiamo subito a provare. Ci vuole che trovi la postazione per farvi vedere i jeans perché così è un po' stretta la cosa. Niente, mi sento tipo molto in un film anni 2000, sono molto carini. E niente, questo è quanto, io adesso devo andare a fare i compiti perché è giunta l'ora e quindi boh, il continuo lo registrerò domani. Back. Sono qui per concludere e finire di registrare appunto questo video qui. Sono passati 2 giorni da quando ho fatto la prima metà e adesso continuiamo. Le prime 2 cose che vi faccio vedere in realtà ce l'ho addosso, quindi perché le ho messe oggi per andare a scuola, quindi purtroppo non ve le posso far vedere staccatamente, ma staccatamente esiste come parola? Non credo proprio. Vabbè, non ve le posso far vedere separatamente, ma ve le faccio vedere già indossate perché appunto gliele ho addosso. La prima in realtà è appunto questa felpa qui. È di questo colore che vi giuro strabella. L'ho cercata apposta una felpa di questo verde, che non fosse quel verde prato, comunque verde albero, ma è proprio un verde scuro, che mi piace particolarmente appunto perché è lo stesso colore dei miei occhi. Adesso non si vede in fotocamera. Oh sì, si vede. Che carino. La felpa è appunto questa qui. Dentro è sempre felpata perché appunto come vi ho detto mi sono impegnata a cercare tutte felpe felpate. Felpe felpate. Allora, quindi la felpa è questa, appunto, questa tasca qui, stragrande, strabella, e anche questa proprio all'interno è felpata, quindi è veramente stracalda come felpa, e il retro è appunto fatto così. Ha il cappuccio, la grafica dietro non mi fa impazzire, però di questo colore c'era solo con questa grafica e quindi alla fine ho scelto di prendere questa. Cosa che indosso? Praticamente un set, cioè una maglietta di un set composto da 3 magliette a maniche lunghe, che ho preso inizialmente appunto perché pensavo fossero comunque di una lunghezza accettabile, decente. Spoiler, non è così, sono veramente corti, speravo di poterle mettere a scuola, ma mi sa tanto di no, eh. Allora, sono i 3 colori, quella che addosso è bianca, adesso appunto ce l'ho sotto la felpa, adesso ve la faccio vedere, mentre quelle altre 2 colorazioni sono questa qui che è nera, e appunto tutte e 3 qui presentano proprio questo tipo arricciamento che secondo me è questo che le rende così tanto corte. Dalla foto non si capiva bene, ho guardato anche un po' le recensioni ma pensavo fosse una cosa regolabile, non so, cosa girare nella mia testa. E niente, hanno appunto questo ricetto qui, quindi sono abbastanza corte, magari le userò comunque per uscire, cioè non è che adesso saranno inutilizzate, però appunto per andare a scuola non le posso mettere. Questa è quella grigia che ha una texture un po' io di British, vabbè, e ha appunto questa, non so, questo motivo un po' più particolare rispetto agli altri, è tipo a puntini, non so spiegarlo, cioè magari gli altri sono semplicemente tinta unita, mentre quello grigio è un po' più particolare. Ok, la maglia è questa e niente, questo, cioè adesso è anche abbastanza alzata, ma... e questa appunto è per farvi vedere quanto è corta, questo è il retro. Adesso non sembra neanche così tanto corta, ma è semplicemente perché ho il pantalone a vita alta, appunto è veramente cortina. Ok, andiamo avanti, vi faccio vedere subito le collane appunto perché così altrimenti me ne scordo. La prima che mi è arrivata è stato appunto un set composto da questa qui che ho indosso, ed è appunto un mini malocchio, vi giuro è stracarina, che è arrivata in combo con un'altra che adesso vi vado a prendere. È arrivata appunto con questa qui che è più lunga, andrebbero messe insieme, però boh, per adesso tanto ho tutte felpe, andrò in giro sempre con felpe, comunque magliette abbastanza, diciamo,
invernali, quindi non si vedrebbero nemmeno. E ho preso un sacco di collane perché appunto c'è proprio ci sono delle immagini su Pinterest di magari ragazze che hanno un sacco di collane dorate così, e sono un sacco aesthetic, boh, mi danno un sacco di good vibes, quindi ho deciso di prenderle anch'io. Comunque la collana è questa qui, con questa manina, con questo occhio che non so come si chiami. E l'ultima che ho preso è stata appunto questa qui, con questo sole, non lo so, mi piace un sacco appunto il simbolo del sole. Questa secondo me è stra carina, la vedo un po' più fragile rispetto agli altri, però per averla pagata tipo 50 centesimi devo dire che è veramente carina. Adesso vi faccio vedere un po' di oggetti, un po' vestiti. In realtà non ho proprio un criterio, ma in base a quello che trovo in stanza, perché è tutto tipo sparso ovunque. Un'altra cosa è questa rosellina qui fatta di Lego, mi è arrivata appunto da montare in un sacchettino. E in realtà il montaggio non è proprio semplice, però tipo mi ci è voluto comunque un quarto d'ora, 20 minuti. Però vi devo dire che è veramente stupenda, cioè super aesthetic, ve lo giuro. Ci sono anche altri pezzi per farla più lunga, più corta, adesso io l'ho tenuta così, e tra l'altro ci sono anche queste che girano, e boh, è stracarina, super aesthetic. Poi ho preso un altro Diamond Painting, che appunto nel precedente, o il di Shein, vi ho appunto mostrato che ne avevo preso uno, magari vi lascio qui la foto di come è venuto, vi lo mostro bene, lo adoro, è appunto appeso all'armadio. Ho deciso di prenderne un altro, che è questo qui, con questi tulipani. Poi ho preso, allora, queste lattigine qui, che sono dei semplicissimi mini elastici per capelli. In realtà non è che mi servissero o chissà cosa, solo che in casa mia non ce ne sono, e quindi ho detto, che ne so, magari tipo quest'estate facevo qualche treccina qui davanti, quindi ho detto prendiamoli, però boh, non è che servono a molto, però il sacchettino in cui sono arrivati è molto carino. Abbiamo poi due cose per mia madre, ossia questi orecchini qui, che sono appunto con queste stelle marine, e poi abbiamo in realtà queste cavigliere che vorrei cacciare dal sacchetto, e sono strettive, e gli ho già detto che gliene ruberò una perché sono carine, però niente, sono appunto tutte così con questi malocchi, una ce n'ha uno grande, una ce n'ha uno piccolo con delle pietrine, e l'altra è tutta dorata. Abbiamo poi queste pinzette qui, che niente, sono delle semplicissime pinzette, adesso non so quanto riuscirò a provarle, perché appunto ho i capelli legati, però dovrebbero risultare così, insomma. Un'altra cosa abbastanza inutile che in realtà ho aggiunto soltanto perché appunto dovevo raggiungere la somma che ero riuscita a vincere con quei giochini, e quindi ho aggiunto loro, che costavano tipo 70 centesimi, sono due orsetti e sono di quelli che praticamente tu colleghi e servono per stringere i jeans. Ho provato a usarli, ma non capisco come si usano, quindi boh, cercherò un tutorial. Un'altra cosa che ho preso sono appunto, ve l'avevo già accennato nella scorsa parte di video, se non sbaglio, appunto questo paio di jeans qui, e niente. Ok, basta, ci vuole che io veramente inizio a trovare un modo più comodo per farvi vedere i pantaloni, perché veramente è sempre un disastro. Però sono appunto questi qui, e sì, ho messo anche le scarpe slacciate perché figurate qui se voglio riallacciarli, e niente, sono fatti così. Mi sento molto Elena Gilbert, anzi no, aspettate, no, vabbè, mi sento troppo Elena, vi giuro, cioè palese, sto solo aspettando di diventare un vampiro. Metti a fare la cretina. Comunque una cosa che ho preso sono molto molto elastici, ci possiamo riavvicinare, e praticamente appunto la maglia in questione è questa qui, ed è appunto un maglione di quelle che si piega praticamente così, e boh, l'ho visto un sacco su TikTok, su Pinterest, extra aesthetic, e lo so che sta arrivando l'estate, però siamo ancora ad aprile, quindi si può benissimamente mettere, e niente, è stra bellina, adesso la provo. Sono arrivate veramente una settimana fa tutti questi oggetti, ma non li ho ancora mai provati perché appunto stavo aspettando di farlo in questo video, e niente, sto scoprendo anche tutto insieme a voi. Ok, l'ho messa la maglia in questione, questa qui, vi giuro è stra calda, stra morbida, bellina bellina, e in realtà c'erano anche corti, ho deciso di, cioè proprio dico corta in senso questo corta, però ho deciso di prenderla abbastanza lunghina, non so, corta, boh, secondo me questa piega, il fatto che era calda con il fatto che è corta non ci stavano bene insieme, e quindi appunto ho deciso di prenderla così. Troppo bellina, è troppo da clean girl, bellina bellina. Ok, mi devo muovere perché praticamente sono già le 4:40, quindi ho tipo 20 minuti per registrare ancora. Allora, la prossima cosa che vi faccio vedere è appunto questo jeans qui. È un modello molto baggy, di questo colore un po' tipo un po' vintage, un po' scuro, che non avevo sinceramente, da tutti blu chiaro, neri, non ce l'avevo, questo colore intermedio. Vi giuro che è stra bello, puzza un po' di morte, vi giuro, l'ho anche messo per uscire, non me ne ero accorta, quello lato tappato, non lo so, non me ne ero accorta, ma puzza di schifo. Infatti ho tentato di mettere a lavare solo perché devo registrare LOL. Allora, devo dire che mi hanno stra a vita bassa, però boh, penso sia anche un po' così il modello, e niente, adesso non mi sono messa le scarpe, però infatti sembrano abbastanza lunghi, ma con le scarpe non risultano poi così tanto lunghi, e niente, spaccano, non ho niente da dire su questi pantaloni, perché appunto li ho già messi, e niente, gli piacciono un sacco.
sono tipo molto americani, non so spiegarlo, però sono molto carini. Prossimo capo che andiamo a provare è appunto questa canottierina qui. Allora, a vedere in realtà mi sembra abbastanza grande, ancora non l'ho provata, però in teoria deve aver preso la mia taglia, quindi chissà. Ho preso sempre un colorino di questo verde qui, che come sapete appunto mi piace un sacco, ed è appunto della linea di Shein, che mi sembra si chiami Daisy, adesso non vorrei dire una cavolata. E niente, la maglia è questa, è molto carina, un po' pettino ovviamente, molto estivo e niente, un po' carino. Il colore mi piace un sacco, anche se è molto tendente al grigio, vi devo dire. Sempre per la serie canottiere abbiamo appunto questa qui. Ah no, questa è della linea Daisy, non so se anche questa, vabbè. Comunque l'altra canottiera che ho preso è appunto questa qui, e niente, semplicemente grigia, la vedo un sacco da clean girl, vi giuro, cioè tipo, non lo so, tipo con uno chignon, troppo da clean girl. La di Shein è che letteralmente non ha, cioè tipo le maglie non hanno tipo le etichette per capire se è il davanti o il retro questo, e quindi le sto mettendo, ma non so se siano dritte o al rovescio. Questa qui è appunto la canottiera, come vi ho detto, vedete, è super da clean girl, ok? Non mi chiedete cosa mi vuol dire questa frase, e poi, cioè, secondo me spacca troppo, vi giuro. La prossima cosa che vi mostro è questo toppino qui, che è un semplicissimo top arancione in realtà, che dalla fotocamera sembra un arancione strafluo, però in realtà è anche abbastanza sporto. E io ce l'avevo uguale, preso tipo da Becca tanti anni fa, solo che mi si è andato a rompere, quindi ho deciso di prenderlo su Shein. Ma quando mi è arrivato mi sono resa conto che ha veramente una qualità pessima, cioè ok che non l'ho pagato praticamente niente, però sembra letteralmente tagliato tipo con le forbici, cioè abbastanza stortino. E boh, adesso lo proviamo perché magari addosso è carino, però a vederlo così non mi fa impazzire. Il tipo è questo, per carità, super mega estivo. Adesso non fate caso che ci sono le bretelle, anche se io le tengo praticamente anche quando vengo in giro, perché sì. E niente, questo è il retro, però boh, cioè non è male in realtà, ok, pensavo molto peggio. Comunque è un tessuto abbastanza discutibile, però visto addosso non è tanto bruttino, è super mega estivo. Ok, vado più avanti appunto con questa maglietta qui, che anche questa in realtà ho già messo, ed è una maglia oversize bianca. L'ho presa perché appunto io ho un sacco di maglie oversize, ma le ho tipo di Stranger Things, non so, Casa di Carta, tutte queste cose abbastanza serie TV eccetera, e non ne avevo una normale, quindi ho appunto deciso di prendere questa qui, che è Aesthetic, dietro questa frase che non so cosa voglia dire, appunto scritta in marroncino, quasi beige, un po' più scuro, mentre davanti è totalmente bianca. Ok, eccola qui, è una tantissima maglia bianca, in realtà non è che c'è molto da dire. Il retro è questo, niente, è carina, la lunghezza non è neanche troppo lunga, boh, è veramente carina, dai. Siamo giunti al, penso e spero, ultimo oggetto, perché basta, mi sono rotta, che sono appunto delle magliettine a maniche corte. Ne sono 4, non le caccio uguali tutte appunto perché tanto sono tutte uguali, e sono fatte in questo modo qui. Adesso vado appunto a provare questa marrone, e niente, sono fatte così, hanno questa manica qui, oddio c'era l'etichetta, assurdo, hanno appunto questa specie di manica qui, e l'ho presa anche verde, non appunto parte di un unico set, anche nera e bianca, e niente, dai, devo dire che sono abbastanza carine. L'ho messa, cioè dire che mi sta abbastanza stretta, cioè io ho preso una S e letteralmente boh, è tanto stretta, però niente, questa qui, come, cioè si vede proprio che è stretta soprattutto sulle spalle, non so se è il modello della manica o boh, qualcosa del genere, però adesso non è niente di immettibile, perché non è neanche la cosa più comoda del mondo, quindi questo colore mi piace un sacco, ma in generale appunto ho scelto di prendere quella in cui c'è anche il verde, il bianco e il nero, che sono diciamo i colori che metto di più. Cioè soprattutto il marrone e il verde, perché bianco pure, il nero non lo so, secondo me mi sta male, quindi non lo metto quasi mai. E niente, appunto, questa è tutta la roba, letteralmente ci ho messo un casino di tempo, adesso in giro per la mia stanza c'è un caos totale, però niente, spero che questo video vi sia piaciuto, devo fare un altro ordine, quindi presto ne arriverà un altro, cioè presto no, perché i tempi di consegna di Shein sono sempre molto lenti, però si spera il primo possibile. E già appunto il video termina qui, quindi mi raccomando, se vi è piaciuto io vi consiglio di iscrivervi, lasciare like per accendere la campanellina per non perdervi i prossimi video. E noi, oddio, e noi ci vediamo alla prossima, ciao!